Oggi prepariamo insieme le zeppole di San Giuseppe al forno. In una casseruola dai bordi alti versate l'acqua, lo zucchero e il sale fino. Aggiungete il burro tagliato a cubetti e tenendo il fuoco a fiamma media fate sciogliere bene tutto il burro. Quando inizierà a bollire aggiungete la farina e mescolate subito bene fino a quando tutto l'impasto si staccherà dai bordi. Lasciatelo raffreddare a temperatura ambiente. Quando sarà completamente freddo, in una ciotola sbattete le uova. Lavorate bene l'impasto delle zeppole e aggiungete gradualmente le uova sbattute all'impasto, cercando di incorporarlo un po' alla volta fino a quando diventa omogeneo. Trasferite l'impasto in una sacca poche con il beccuccio a stella e su una teglia rivestita con carta da forno formate dei cerchi un po' distanziati. Cuocete in forno ventilato a 200 gradi per 10 minuti, poi a 180 per 10 minuti e gli ultimi 5 minuti a forno socchiuso. Tagliate a metà le zeppole, farcitele con la crema pasticcera anche sopra, decorate con una marina sciroppata tutte le zeppole ed eccole qua, pronte da servire!